ci troviamo assolutamente in una crisi di assenza di manodopera, qualificata e non qualificata, intendiamoci. E questo è il punto di partenza delle proposte del presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, che punta molto sugli istituti tecnici di specializzazione per la formazione dei profili più ricercati dal mondo produttivo. Per quella qualificata stiamo facendo grandi investimenti sulle scuole di alta specializzazione, penso agli ITS, grande politica di orientamento per spostare una quota di ragazzi dalla scelta verso i licei, le materie umanistiche, verso le scuole STEM. L'immigrazione gestita non solo dall'estero, ma anche ad esempio dal Sud Italia, potrebbe invece aiutare a risolvere la carenza di manodopera non specializzata. L'altro giorno ho incontrato il ministro Lollobrigida e gli ho dato un progetto di legge che da tempo avevo presentato. Al sud c'è una disoccupazione giovanile di quasi il 40%, alla quale si è data sostanzialmente risposta col reddito di cittadinanza. Ora, qual è l'obiettivo di questa proposta di legge che ho rappresentato al ministro? È quella di accorciare l'Italia e quindi consentendo a questi lavoratori che arrivano da più di 500 km nel nostro territorio, nelle nostre imprese, di poter detrarre dalle loro imposte due viaggi low cost al mese per poter tornare a casa e nello stesso tempo poter detrarre sempre dalle imposte una quota importante della spesa per l'housing, per l'affitto. Nello stesso tempo stiamo lavorando all'ipotesi di creare scuole di specializzazioni, noi abbiamo scelto questa via, direttamente nei paesi da cui c'è emigrazione. Scegliendo il Ghana, noi stiamo lavorando per realizzare un ITS in Ghana, legato al sistema formativo ghanese, per formare competenze che poi siano rese disponibili per le nostre imprese.